Vicepresidente Pettinari, oggi si è parlato tanto delle CIAPI, è stato approvato un provvedimento, qual è il suo commento? Sì, beh, io ho chiamato un provvedimento vergognoso perché lascia per strada 13-15/15 dipendenti dell'associazione CIAPI, perché questo provvedimento non va solo ad estinguere la fondazione CIAPI, ma esprime anche parere favorevole allo scioglimento dell'associazione CIAPI. Ecco, io dicevo, prima di arrivare a questo, a mio avviso non ci si doveva proprio arrivare, perché si doveva riconvertire, utilizzare e valorizzare l'ente di formazione CIAPI, che ha tante risorse pubbliche all'interno. Ma se proprio si doveva arrivare, prima di questo bisognava ricollocare i dipendenti. Lo hanno fatto su tutte le società partecipate in Regione Abruzzo, l'unica società che hanno lasciato in abbandono è questa, quindi noi abbiamo 13-15 dipendenti che non sanno se percepiranno gli ultimi 3 anni di stipendio, non sanno che fine faranno, non sanno se ci sarà una ricollocazione. Ho chiesto più volte all'amministrazione regionale, all'assessore, al presidente di dire cosa volete fare per questi poveri dipendenti, non c'è stata nessuna risposta, sono state solo risposte evasive. Tra l'altro c'è stata fatta anche una battaglia assieme a noi in precedenza all'assessore Feb, oggi non c'era, quindi è una situazione veramente che a noi dire vergognosa è poco. Ecco, noi chiediamo con forza che si prenda per mano il destino di questi dipendenti e si dia la parola fine a dire cosa vogliono fare di questi dipendenti. Per noi devono essere ricollocati immediatamente.